L'accordo non c'è, nel senso che il nostro giudizio su questa riforma è assolutamente negativo, è solo l'inizio della battaglia, la continueremo alla Camera e la faremo in modo tale che si possa arrivare ad un referendum che già riteniamo un risultato della nostra battaglia, che bocci questa riforma. Si tratta soltanto a questo punto di vedere se ci sono le condizioni, come ho sempre detto, per ridurre il danno su alcuni punti. Riteniamo che con una riforma di questo genere dobbiamo almeno cercare di salvaguardare e di rafforzare gli strumenti della democrazia diretta, per esempio, così come alcune questioni che riguardano le garanzie, come quella degli equilibri, quindi sull'elezione del Presidente della Repubblica e sull'immunità, sul titolo quinto. Cioè, noi abbiamo posto una serie di questioni e almeno speriamo, diciamo, che si possano conseguire in aula delle modifiche al testo che possano essere almeno su questi punti migliorativi.